Già come avete letto chiaramente, Giorgetto, Polizzi e Davide Tresse diventeranno genitori. Ed è una bellissima notizia, in quanto dopo la scoperta la terribile malattia anni scorsi, la stessa Giorgetto Polizzi ha scoperto recentemente che potrà coronare ugualmente il suo bellissimo sogno di dare un figlio al suo grande amore, ossia Davide Tresse. L'intervista in questione è stata ripresa dalla rivista Oggi. Dice Giorgetto Polizzi del suo stato di gravidanza: mi sono affidata alla procreazione medicalmente assistita. Preciso che la mia infertilità non era causata dalla sclerosi multipla, ma da un intervento subito in passato. E subito Giorgetto ci tiene a precisare che, per la sclerosi, però, ero in cura con un farmaco che non è compatibile con la gravidanza. Per questo motivo ha dovuto prendere la seguente decisione. Quindi ho dovuto sospenderlo e aspettare un anno. Poi ho intrapreso una nuova terapia a base di interferone, che mi ha demolita. E aggiunge ancora la stessa Giorgetto Polizzi che non è stato assolutamente un percorso semplice, infatti ci tiene a dire che ho intrapreso il primo percorso di procreazione assistita, che è fallito. Avevo fatto le cose con leggerezza, senza informarmi bene. E ci tiene a precisare che è stata dura, ho sofferto, poi però mi sono guardata allo specchio e mi sono detta, sento che ce la farò. Ho cambiato centro e ho intrapreso un percorso diverso, lungo, fatto di analisi, esami, test di prove. Facevo 5 iniezioni ogni sera. La stessa Giorgetto ci tiene a raccontare come ha saputo di essere incinta, infatti precisa che ero al matrimonio di Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi a Massa Carrara. Mentre ero seduta al tavolo, una signora che fa la puericultrice si avvina e mi dice: scusami se mi permetto, hai degli occhi e un viso pazzesco, per me sei incinta. E dopo ha saputo che era incinta di una bambina e lo ha raccontato al marito Davide Tresse. Gli ho fatto trovare il test sulla scrivania, ma è rimasto freddino. Sul momento ci sono rimasta male. Poi ho capito che lo ha fatto per proteggermi, temeva che le cose potessero andare di nuovo male. Ora che tutto sta andando bene è felicissimo. Ve lo dico sinceramente, secondo me la gioia che stanno provando in questo momento non è nemmeno immaginabile e la sottoscritta è veramente felicissima per loro.